Quanto fa 2 per 2? E quanto fa 17 per 24? Nella tua testa c'è un bel 4, chiaro e nitido, ma non la risposta alla seconda domanda, una moltiplicazione fra due numeri a due cifre di cui il primo è un 17. Perché? Perché sei riuscito a calcolare immediatamente e senza alcuno sforzo la prima moltiplicazione, ma non la seconda? Eppure si tratta della stessa operazione matematica che tu sai fare. Non ti ho chiesto di farla a mente, potresti usare carta e penna o la calcolatrice. Continui a leggere, ma 17 per 24 non lo calcoli. Non ti do torto, non c'è nessun particolare incentivo a farlo e non riceverai alcun premio. Probabilmente sarebbe diverso se da questo calcolo dipendesse la tua assunzione, o una promozione, o una vincita in denaro. Io continuo a scrivere e tu a leggere, ma il calcolo ancora non ti sei deciso a farlo. Aspetti di capire dove voglio andare a parare e mi sembra ragionevole. Va bene, te lo dico, fa 402 e con questo hai vinto la tua scommessa interiore. Prima o poi leggerò quanto fa 17 per 24. Questo test è tratto dagli studi di Daniel Kahneman, lo psicologo e premio Nobel, autore del libro Pensieri lenti e veloci, in cui descrive in modo favolosamente comprensibile il meccanismo cognitivo alla base dei nostri giudizi. Il nostro cervello è strutturato con una sorta di doppia camera di elaborazione, ognuna dotata di specifiche caratteristiche adatte a specifici tipi di riflessione, riflessioni che avvengono a velocità differenti, lenta e veloce, e con consumi energetici differenti, alti e bassi. Questa modalità a due marce è il frutto di millenni di evoluzione che ha per noi selezionato un sofisticato sistema di ragionamento, il pensiero razionale, ma ha preferito anche conservare alcuni tratti animali per ragioni di sicurezza. In caso di grave pericolo, infatti, pensare in fretta può salvarci la vita, mentre riflettere a lungo, valutando le opzioni disponibili alla ricerca di quella migliore, ci avrebbe reso cibo facile per le tigri denti a sciabola e probabilmente sarebbe stata la prima causa della nostra estinzione. Il test vuole dimostrare l'esistenza di questa doppia modalità esecutiva del nostro pensiero, di queste due camere di ragionamento, e metterne in luce pregi e difetti per aiutarci nella formulazione dei giudizi. Kahneman le chiama sistema 1 e sistema 2, non solo per distinguerle facilmente, ma anche per mettere in evidenza come il pensiero veloce, il sistema 1, anche noto come pensiero intuitivo, essendo agile e snello, venga sempre utilizzato dal cervello prima di quello lento, il sistema 2, quel faticoso pensiero razionale che ci distingue come specie e che comunemente riteniamo essere alla base delle nostre riflessioni, dei nostri saggi giudizi e delle nostre coerenti opinioni. La verità invece è che il nostro cervello è affetto da una certa pigrizia, o se vuoi più elegantemente, è molto sensibile agli sprechi. E per questo tenta sempre di risolvere i quesiti che gli vengono sottoposti utilizzando il sistema 1, il pensiero veloce. Se questo non è in grado di rispondere, allora e solo allora è proprio lui a coinvolgere il sistema 2, ad attivarlo. Ma perché questo accada serve un notevole incentivo. Usare il sistema 2 costa parecchia fatica, però ha il vantaggio di procedere sequenzialmente, applicando la logica, verificando i vari passaggi e valutandone la correttezza e la veridicità, un po' come nella dimostrazione di un problema matematico. Ora, mi sento di dire che tu il pensiero 2 non l'hai ancora attivato. Lo dico perché 17 per 24 non fa 402 come ti ho detto prima, ma 408. Se sei sorpreso, sappi che è capitato al 96% delle persone sottoposte a questo test. Il sistema 2 non solo non si è attivato per fare il calcolo all'inizio di questo articolo, ma neppure dopo per verificare la soluzione proposta e accorgersi così dell'errore. Questo test dimostra che il nostro modo di ragionare non è rigorosamente causale, non procede sempre seguendo una logica causa-effetto, anzi, al contrario. È frequentemente soggetto all'influenza di componenti casuali determinate dalla particolarità della nostra percezione del contesto, ciò che noi chiamiamo realtà e che in effetti è solo una soggettiva interpretazione del nostro cervello dei segnali elettrochimici provenienti dal sistema sensoriale. E proprio questa volatilità ambientale ci induce facilmente a cadere in errori di giudizio. Il sistema 1 è un buon compagno di vita, rapido e generalmente efficace,
Ma siccome non fa alcuna verifica sui dati in ingresso né su quelli prodotti per deduzione, è soggetto a errori sistematici, detti bias cognitivi. I bias cognitivi sono alla base della maggior parte dei nostri giudizi sbagliati e sono tendenzialmente innescate dalla componente emotiva del nostro io, quella parte di noi che ci fa credere al consiglio di un amico perché in quanto amico ci fidiamo di lui, nonostante non sia esperto nello specifico settore di competenza della domanda che gli abbiamo posto. Per esempio, come hai scelto il tuo dentista? Hai mai riflettuto sul fatto che, razionalmente, il professionista a cui affidare la salute della tua bocca dovresti valutarlo in base al suo curriculum, agli studi che ha seguito, le specializzazioni, i master e i dottorati, e naturalmente agli anni di esperienza e i tipi di intervento che ha eseguito. E tutte queste informazioni andrebbero confrontate con quelle di almeno altri due professionisti. Di solito invece andiamo da un certo dentista perché qualcuno di cui ci fidiamo, ma che non ne sa niente di odontoiatria, ci ha semplicemente detto che è molto bravo. Per il sistema 1 questa giustificazione è sufficiente. La maggior parte dei giudizi e delle decisioni che prendiamo è opera del sistema 1 ed è soggetta a bias cognitivi. L'attivazione del sistema 2 costa fatica e richiede una valida motivazione. Ma quanta fatica? Esistono categorie di persone che attivano più facilmente il sistema 2 e categorie che lo attivano meno facilmente. I tecnici, in generale, sono fra le persone che tendono ad attivare più facilmente il pensiero razionale, come se per loro il sistema 2 fosse caratterizzato da una minore inerzia e il suo avviamento richiedesse un minor sforzo. La ragione va probabilmente ricercata negli anni di studi improntati alla precisione e al controllo. Un ingegnere non vive, funziona, recita un vecchio adagio. Ingegneri, fisici, matematici sono tutti individui che misurano l'esistenza e preferiscono all'approssimazione degli aggettivi indefiniti tanto, poco, la precisione di un valore numerico come 17 o 24 o 17 per 24. Questa abitudine ha reso il pensiero dei tecnici più guardingo e facile alla verifica, e ce ne accorgiamo quando li etichettiamo come persone pignole o puntigliose, ma anche semplicemente come curiose. Non credere a ciò che ci viene detto, dubitare, essere guardinghi, come anche cercare di capire il perché delle cose, sono tutti segnali di un sistema 2 piuttosto vigile. Chissà, forse San Tommaso era un matematico. Ecco dunque spiegato perché il sottoscritto, Daniele Belloli, ingegnere, ha investito gli ultimi 12 anni della sua vita nello studio dei meccanismi alla base dei processi cognitivi. Il mio sistema 2 è noiosamente attivo e questo mi ha spinto a studiare e comprendere come funzionasse suo fratello, il sistema 1, per sviluppare la migliore comunicazione possibile, quella che tiene in piena considerazione la fisiologia del nostro cervello e le bizzarrie dei processi cognitivi. Mi sono posto l'obiettivo di mettere a punto un metodo pratico che consenta a chiunque di scrivere e presentare le proprie idee tenendo in considerazione i sistemi 1 e 2 degli ascoltatori ed evitare così di essere incompresi, fraintesi o non creduti. Penso in particolare a tutti i giovani di età compresa fra 11 e 26 anni, i giovani che nel loro percorso educativo devono quotidianamente affrontare interrogazioni, verifiche, esami e poi colloqui di lavoro. Giovani cui nessuno spiega come funziona il nostro sistema di apprendimento e basano le loro esternazioni, scritte come orale, sulla logica. Il che è un bene, intendiamoci, ma la sola logica è spesso noiosa, non attrae l'attenzione dell'ascoltatore, che quindi non fa quello che la sua categoria presupporrebbe, ascoltare. Il nostro ascoltatore, a sua volta, ha bisogno di un forte incentivo per attivare il suo sistema 2, che gli consentirà così di comprendere la logica dietro al nostro discorso. Chi fornisce questo incentivo? Ma il sistema 1, naturalmente, che però si nutre di emozioni. Il discorso perfetto è quindi una miscela di emozione e logica, in cui l'emozione ha il compito di guadagnare l'attenzione dell'ascoltatore, e lo fa promettendo che, sì, sarà faticoso ascoltare, ma sarà anche divertente ed emozionante. Del resto, lo scopo ultimo di uno che parla è essere ascoltato. Se non ci ascoltano, che parliamo a fare?
cosa potrebbe esserci di interessante in una tesina sulla vita del leopardo? Sarà ben difficile per uno studente strutturare la sua presentazione o il suo tema su contenuti nuovi e riflessioni mai sentite prima partendo da tracce così vetuste e consunte. Eppure, non è difficile dare forma a uno spettacolo, introducendo momenti emozionanti, divertenti, da alternare ai momenti logici, come fanno gli oratori di TED, organizzazione mondiale che diffonde un modello di presentazione delle idee basata sul concetto di storytelling, quello vero, non una banale successione cronologica di eventi, ma un racconto coordinato che emoziona e lascia un dono a chi ascolta, un dono sotto forma di una intuizione, una informazione utilizzabile, una prospettiva, un contesto, una speranza, qualcosa insomma che chi ascolta possa portarsi via. Io credo che serva un metodo pratico per aiutare i ragazzi ad aggiungere componenti emozionali alla loro prosa, per renderla curiosa e attraente e in grado di guidare l'uso della voce e la postura per non vanificare lo sforzo profuso nella scrittura di un testo spettacolare balbettando o mulinando freneticamente braccia e gambe e trasmettendo così, attraverso il linguaggio non verbale, un segnale di insicurezza e impreparazione. Io credo che conoscere e comprendere i processi cognitivi che avvengono nella nostra mente sarà di grande aiuto per una generazione di uomini senzienti e liberi da facili condizionamenti, come quelli messi in atto dalla retorica politica che sfrutta proprio le debolezze del nostro sistema 1 per cooptare forze popolari e accrescere la propria influenza, o come le derive intellettuali imposte dai media che scelgono i temi di cui parlare sfruttando i bias cognitivi in funzione dello share. Per esempio, avete mai fatto caso a come le notizie si propaghino a ondate? Periodi in cui un dato tipo di evento viene sottolineato ripetutamente e frequentemente dai media, per poi essere abbandonato, dimenticato, come se i migranti, oppure gli incidenti aerei, oppure la preoccupazione dei giovani del futuro del pianeta fossero solo delle mode, di cui si parla a comando secondo convenienza. Se avete dei dubbi in merito alla facilità con cui crediamo, e alla difficoltà con cui invece capiamo, fate un paio di domande a un terrapiattista. Scoprirete che lui ci crede davvero. Di prosa e oratoria si parla nella classe Google Classroom Spiegati Meglio, una classe in cui gli studenti possono sperimentare, confrontarsi fra loro e apprendere le tecniche sviluppate a partire da principi di retorica e di psicologia cognitiva, tecniche che gli consentiranno di scrivere e parlare meglio e interpretare i segnali ricevute, evitando le trappole cognitive tese dal lato emozionale e pregiudizievole del nostro cervello. Potranno sentirsi più sicuri nelle relazioni interpersonali, potranno migliorare le loro prestazioni scolastiche, potranno migliorare la loro leadership in ogni contesto sociale, potranno comunicare sui social in una nuova modalità, più adulta, di cui andar fieri anche domani, quando sapranno riconoscere lo spessore intellettuale di alcuni youtuber che, ahimè, oggi prendono a modello. E chissà, magari sapranno dare il loro voto a qualcuno che non chiuda ogni suo intervento pubblico con la frase «Perché è questo che vogliono gli italiani!». Ho intrapreso questo percorso formativo per i miei due figli, perché vorrei che potessero trarre il massimo dalla loro preparazione e perché non vorrei che prendessero decisioni importanti per il loro futuro o per il futuro di questo povero pianeta sotto l'influenza di chiacchiere false e tendenziose propinate da qualche burlone digitale. Mi rifiuto di pensare che i figli di questo ingegnere rientreranno nell'ampia categoria del popolo bue. Dubito, ergo sum.